La vita è molto complicata. Oh, mi fa piacere che è molto complicata e il fatto che in Spagna si possa sputare per terra, fumare, bere, è eccezionale, insomma. Io direi di comprarci una casa in Spagna. Ora mi sento un po' in imbarazzo, ragazzi. Dove l'ha fatti quei capelli molto carini? I capelli? Da Edoardo, al centro di Roma, via Borgognone. Molto, 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 molto carini. Ma sono naturali quel colore? Ma sono venuti questo colore? Improvvisamente, a me guardi, ho messo uno spavento totale. Di notte mi prendono così, una cosa da paura. No, mi stanno... No. Ne stanno molto, molto, molto carini. Molto, molto, molto carini. Patrizia, sono in estremo imbarazzo, io non sono mai stata ripresa. No, non si piace. L'importante è essere seri, sempre seri. Siamo qui. Gli occhiali? A me quello che hanno fatto la patente, che ho fatto le fotografie, ho usato già tre volte. Senta, è venuta qui a parlare della, vuole sapere un po' della Spagna, è interessata? Ma guarda, sto per comprare un appartamento in Spagna, sono in dubbio se a Barcellona o a Madrid. Ah, capere. Ma questi capelli come le sono venuti? Ci ho avuto una strizza la sera, guarda, ma si è arricciato tutto. Ma io penso che in Spagna il capello già c'è. Sono capelli naturali? Ma, sì, certo, ma sono ancora indecisa se farli biondi o troppo vicino, mi sa, biondi o... Patrizia, chiudi quella cinecamera là, no, cinepresa degli anni 50, cinepresa, videocamera. Chiuda la videocamera perché... Vuole un piatto di acciughe? Oddio, madonna. Oh, raga, ora dico. Mi spoglio. E da dire qualcosa? Ah, stasera prendo un libro, mi sta facendo qualcosa.